Buongiorno, oggi vi parlerò del jigsaw. Che cos'è il jigsaw? È una tecnica di cooperative learning ideata negli anni 70 in America dal dottor Elliot Aronson. Il termine jigsaw significa letteralmente puzzle. Proprio come in un puzzle, infatti, ogni pezzo, cioè ogni studente, è essenziale. È proprio questo che rende questa strategia così efficace. Come funziona il jigsaw? Questa attività si sviluppa attraverso diversi step. Step 1. Creare i gruppi casa. La classe viene divisa in 5 gruppi da 6 studenti. Dato che voi siete in 29, un gruppo sarà formato da 5 studenti. Ecco come è composto ogni gruppo casa. Il vostro compito è quello di imparare l'unità La relazione educativa, che abbiamo diviso in 5 parti. Ad ogni studente del gruppo casa viene assegnata una parte da apprendere. Nei gruppi da 6, 2 studenti saranno responsabili dello stesso argomento. Step 2. Riunire i gruppi esperti. Tutti i ragazzi a cui è stato assegnato lo stesso argomento si riuniscono nei gruppi esperti. Gli esperti devono collaborare per apprendere nel miglior modo possibile il contenuto dell'argomento assegnato. In particolare, devono leggere il testo, definire un'unica sottolineatura di gruppo, dividere il testo in paragrafi e assegnare loro un titolo. Successivamente, a ogni studente o coppia di studenti viene assegnato un determinato compito. C'è chi deve produrre un riassunto, chi deve scrivere un glossario, chi deve preparare una mappa concettuale e chi una presentazione PowerPoint. Il materiale deve essere approvato da tutto il gruppo e infine deve essere condiviso in una piattaforma online Padlet a cui tutta la classe avrà accesso. Step 3. Ritorno ai gruppi casa. Attenzione, questa è la fase più importante. Ogni esperto ritorna al proprio gruppo casa di partenza e ha il compito di spiegare al resto del gruppo quello che ha appreso nel gruppo esperti, servendosi del materiale prodotto. Step 4. Verifica finale. Al termine dell'attività, l'insegnante somministrerà una prova di verifica a livello individuale, ma che contenga gli argomenti complessivi di tutto il lavoro. Per la piena riuscita dell'attività saranno indispensabili il senso di responsabilità e la disponibilità a collaborare di ognuno di voi.